Noi siamo soliti domandarci cos'è la misericordia. E forse questa domanda ci fa un po' smarrire. Perché alla fin fine si può insinuare la situazione o la tentazione di arrivare a dire qualcosa troppo astratta, qualcosa di troppo grande, che sono risposte che a un certo punto ci allontanano da qualche verità. Allora la domanda di oggi è: come si fa la misericordia? Sulla scia della concretezza della parola di Dio, che ci dice anche: mostrami le tue opere e io vedrò la tua fede. Altrimenti la fede rischia di essere un fattarello, che è qualcosa che noi supponiamo di avere, ma invece la fede è dimostrabile, la fede è visibile. E come si fa la misericordia? È bellissimo perché è tanto, tanto concreto e facile. E il nostro catechismo ce ne parla chiaramente, che ci sono opere di misericordia e si dividono in due categorie grandi: opere di misericordia spirituali e opere di misericordia corporali. Abbiamo forse qualche reminiscenza dagli anni di catechismo, magari se siamo un po' più soliti a rinfrescare la nostra memoria. Oggi davanti alla croce vogliamo fare questo, e nella nostra preghiera cercare di uscire da qui con una soluzione, con un progetto, con un prossimo passo già deciso per essere più misericordiosi. La prima prevede il consigliare i dubbiosi. L'azione del consiglio è l'azione dello Spirito Santo che va e cerca di portare la verità. Quanti fratelli e quante sorelle che non sanno a volte, come si dice, che pesci prendere. Perché? Perché a volte le decisioni della vita sono difficili, soprattutto quelle che devono prendere i giovani nelle fasi importanti della loro vita, quando le scelte che prendono non sono più di quelle di a che ora ci vediamo oggi pomeriggio o che cosa facciamo a Pasquetta, ma sono quelle di che cosa farò da grande. Chi è la persona che sposerò? Qual è la scelta giusta per l'università? Qual è la città giusta? Abbandono gli amici, la casa? Seguo i miei sogni? Parliamo di vocazione. Allora vedete che una buona parola in questi casi può salvare una vita. Anche perché oggi si è molto più soli e spaventati. Si ha paura di chiedere agli altri, perché insinuata nella nostra mente c'è un po' l'idea che chiedere è da deboli e che manifestare il proprio dubbio a qualcuno sia un pochino mettersi in ridicolo. Cerchiamo di educarci che non è così. La parola dice: chiedi consiglio a qualunque persona che sia saggia. Io so che ci sono parecchi saggi qui tra noi. Quindi non abbiate paura ogni tanto di mettere bocca, non come quelli che però vogliono farsi i fatti degli altri o vogliono scegliere per gli altri, ma come coloro che hanno un messaggio di bello, di bellezza da portare per qualcuno. Insegnare agli ignoranti. Ignorante è una parola un po' bruttina, perché è diventata un po' un'offesa. È un peccato, perché in realtà l'ignoranza fa parte dell'essere umano, e con tanto sapere che adesso c'è in giro in tutte le varie categorie, ognuno dovrebbe riconoscere che è più ciò che non sa rispetto a quello che sa, specialmente anche per quanto riguarda le realtà di Dio. Per quanto si possa studiare, per quanto si possa approfondire, anche una sola frase della Sacra Scrittura non ci basterebbe una vita per comprenderla, così come il Signore ha da comunicarci. Quindi chiniamo tutti un po' la testa, innanzitutto, che quando dobbiamo insegnare agli ignoranti siamo tutti allo stesso livello, ma dare una notizia in più a qualcuno rende la persona capace di leggere il mondo. Dico sinceramente,
gli indici di ascolto delle televisioni dicono che si sceglie per dei prodotti che non hanno la cultura all'interno. Ed è un po' normale, perché uno si vuole anche svagare. Però noi, nell'intimo delle nostre case e delle nostre famiglie, dobbiamo porre rimedio a questo. Abbiamo fatto tanto cordoglio verso la morte di Piero Angela, per esempio, perché ha rappresentato la TV della cultura nella nostra Italia. Cerchiamo di suggerire contenuti importanti, o perlomeno distraiamo anche i più giovani dalle trasmissioni frivole che offrono solamente battibecchi, litigi, o mostrano un tipo di comportamento che, se attuato nella vita, ci lascia più amaro che pace. Ammonire i peccatori, questa ci piace, proprio detta così: ah Signore, questo lo faccio per te, dico agli altri che sbagliano. Attenzione, non è tanto questo il senso. Però qua è anche importante la grazia che è chiesta da questa opera di misericordia: aiutare gli altri a capire che sono nell'errore, con i piedi di piombo. Difficile, difficile. Però anche qua la scrittura ci dice chiaramente che se non apriamo gli occhi al fratello, siamo colpevoli alla stessa sua maniera. Allora ecco perché la preghiera per il fratello che sbaglia, innanzitutto, è il primo passo. Che bell'opera di misericordia dire un bel rosario per una persona che sappiamo essere un po' in pericolo, per un figlio. Affidiamolo a Maria, perché spesso le nostre parole rischiano a volte di far danni in queste situazioni. Però ammonire i peccatori lo si fa non andando a dire: ehi tu, sbagli. I peccatori si ammoniscono con la propria testimonianza di vita, perché se una persona lontana da Dio vede che tu sei nella pace, vede che tu hai trovato il segreto, allora l'esame di coscienza se lo fa, perché dice: allora lì c'è qualcosa di più. Quindi attenzione a quest'opera di misericordia corporale. Non è un invito ad andare dagli altri a fare i maestrini, perché questo distrugge. È un invito a fare ancora più bella testimonianza e verità nella propria fede. Così come una luce, gli altri vedranno il volto di Dio. Chi ci farà vedere il tuo volto, Signore? È la risposta: su di noi. Su di noi splende il tuo volto. Gli altri, Signore Dio, vedano il tuo volto sui nostri volti. Consolare gli afflitti vuol dire un po' aprire gli occhi su chi abbiamo vicino. Diceva Madre Teresa: Signore, quando ho bisogno di essere consolata, dammi qualcuno da consolare. E vedete che cambia tutta la prospettiva. Signore, fammi il dono di essere qualcuno che consola, piuttosto di una persona che ha bisogno di qualcuno per sfogare la propria frustrazione, le proprie lagne. È bello lo sfogo, eh? Io anche ho bisogno tanto a volte di qualcuno che ascolti. Ma ricordiamoci che c'è chi non ce l'ha. Ricordiamoci che c'è chi non ha chi lo ascolta. E sappiate che tanti giovani hanno iniziato a chiudersi molto in loro stessi e non hanno chi li ascolta. Sarà che non si fidano più? Sarà che, come prima vi dicevo, c'è questa debolezza di dire: meglio che me la vedo da solo? Però guardatevi intorno. Questo io sono sicuro: c'è qualcuno che ha bisogno di essere ascoltato. Allora non siate timidi a dover chiedere come stai in una maniera profonda, a fare una domandina sempre delicata: posso chiederti scusa? Ti ho visto un po' così. A volte abbiamo paura di disturbare. Se disturbiamo, state tranquilli che ce lo fanno capire. Altrimenti potremmo fare veramente qualcosa di buono e di utile. Perdonare le offese. Ecco, questo ci inizia già a piacere di meno. Come, ebbene, passare sopra alle cose che ci hanno ferito. E basta. Ma io nel mio cuore sento ancora questo fastidio, questo dolore. Fa niente, comportati come se non lo sentissi. Questo è tutto. Il fare è più importante di quello che il tuo cuore ti suggerisce in quel momento. Ma tu passaci sopra.
Tu comportati come se non fosse successo, anche se ti brucia, è normale, è umano, è vero. Però fai finta di niente, cerca di far finta di niente, così anche per il perdono. È una prova grandissima. Tentiamo. Sopportare le persone moleste. Questa mi diverte tanto, no? Però a volte esistono quelle persone che proprio c'è un'incompatibilità. A volte un tono di voce, anche una maniera di parlare. Siamo miseri. Ognuno ha dei suoi problemi, a volte l'altro ce li ricorda. Questo è tutto. Questo soprattutto a chi vive a stretto contatto, pensiamo anche alle famiglie, alle comunità religiose. Quando si vive si è diversi che magari non si è scelti, c'è quella persona che proprio... Alcuni santi si andavano a mettere proprio lì vicino, non per mortificarsi, ma per rendersi conto di quanto fossero immaturi. E quindi lodare il Signore per la sua bellezza e la sua grandezza. Pregare Dio per i vivi e per i morti. Un po' quello che ho detto prima, la ricchezza della preghiera. Poi ci sono le opere corporali. Dare da mangiare agli affamati, che non dobbiamo andarli a cercare dall'altra parte del mondo, no? Penso alla bellezza di una madre che già nutre il suo bambino. Un'immagine poetica, un'immagine che ognuno di noi dovrebbe avere come ispirazione. Quante bocche affamate che ci sono in giro e quanto cibo sprechiamo. Dare da bere agli assetati. Vestire gli ignudi. Queste tre, mi viene da dire, purtroppo sono tutte opere un po' demandate ad associazioni, a qualcuno che lo fa per noi, no? Noi siamo un po' sicuri che tanto c'è chi ci pensa. Beh, possiamo anche far parte di queste associazioni, se proprio ci riesce difficile, ma possiamo interessarci effettivamente affinché gli altri abbiano di che vestire, mangiare e nutrirsi. Ospitare i pellegrini. Nelle nostre case non entra più nessuno da un sacco di tempo e ci deve far riflettere. Una volta venne una professoressa del sud, e dico così perché lei si presentava così, e diceva: io mi trovo a volte a disagio perché ero abituata nella mia famiglia, comunque, anche quando venivano altri professori a ospitarli a casa mia. Adesso vedo che sono a disagio perché non abbiamo più la familiarità della convivenza. È una provocazione che vi do. Apriamo le case un po' di più. Ritorniamo a quell'abitudine di avere una tavola un po' più frequentata. Bisogna invitare. Da quanto tempo non invitiamo qualcuno? Soprattutto coloro che magari hanno bisogno di un posto. Qui siamo a San Giovanni Rotondo. Ci sono tante persone che si avvicinano a questa terra in cerca di qualcosa. Lo so, ci sono paure. C'è una difficoltà oggettiva di un mondo che è diventato, che è attento a quello che fai. Chissà. Curare gli infermi. Visitare i carcerati. E seppellire i morti. Ve le ho elencate perché non c'è bisogno di dare spiegazioni, però ve le ripeto: curare gli infermi. Quanti malati a volte che ci sono anche nelle nostre case. Un gesto di accortezza, un gesto che faccia capire: tu non mi sei di peso, tu non sei di troppo. È una gioia per me averti qui. Visitare i carcerati. Anche qui i carceri sono difficili, insomma, da espugnare anche per chi vuole entrare a dare un aiuto. Però pensate se non ci sia una maniera, una lettera, un modo di comunicare qualcosa. Loro hanno bisogno spesso di vestiti e chi ci pensa? Magari le famiglie no, anche perché li portano in zone lontane dalla loro casa. E seppellire i morti. La maturità di una società è opinione consolidata anche dell'antropologia, si vede dal culto che ha
dei defunti. Vediamo un po' noi stessi che culto abbiamo dei nostri defunti. Preghiamo per loro, andiamo a far visita, parliamo a loro nella consapevolezza che non sono morti, ma sono risorti in Cristo. Allora vedete la concretezza della misericordia, che è fattibile, sono cose semplici, ma che esigono una scelta da parte nostra. L'elenco ora ce l'abbiamo più chiaro. Spero che ognuno di voi abbia identificato un prossimo passo da fare per non sciupare tutto il bene che avete nel cuore, per non sciupare tutti i bellissimi doni che avete nel cuore e il desiderio di amore che avete. La misericordia è un grande spreco di amore, un grande spreco di bene. Il contrario invece è proprio lo spreco dei doni che abbiamo, l'antimisericordia, è buttar via tutta la bellezza che abbiamo nel cuore per paura. Allora ancora una volta io vi rispondo per concludere con come diceva Madre Teresa: vuoi fare del bene? Te ne attribuiranno secondo i fini egoistici. Non importa, tu fai il bene.